finalmente ragazzi sono arrivati i ricambi della nostra mitica Ford Puma. Dobbiamo incominciare con l'assetto perché eravamo rimasti con una parte smontata e l'altra ancora no. Dobbiamo fargli il tagliando, gli mettiamo dentro un olio, un additivo fotonico, filtro dell'aria sportivo. Prima però di cominciare con le molle, cosa facciamo? Andiamo subito a mettere il filtro dell'aria più permeabile, che a differenza dell'originale, come puoi vedere, intanto è molto più compatto e molto più basso. La parte interna ha una rete metallica che impedisce lo schiacciamento e, se ci fai caso, in trasparenza riesce a vedere dall'altra parte, vedi? Questo invece, quello in cartone, poi lo butteremo da parte. Ora, questo qua lo cambiamo velocemente, ma nel frattempo, prima però di andare a cambiare le molle, che adesso ti faccio vedere due cosine fighe, cominciamo a scaricare l'olio, così nel frattempo che cambio le molle, l'olio ha modo di scaricare tutto. Tanto cambiamo il filtro. Qua ragazzi ricordatevi che noi avevamo montato che cosa? Il pezzettino di carta per evitare che si sporcasse e prendesse polvere il sensore. Ora la cosa particolare a cui bisogna stare molto abbottonati è intanto incastrarlo dentro nella guida bene, vedi? Eccolo qua, guarda come entra bene. Questo deve andare a far tenuta. Se non entra bene, guarda, vedi che, guarda, eccolo qua. Ora dentro bene. L'altra cosa particolare è che bisogna andarlo a schiacciare. E non è così semplice, controllando bene tutte e due le parti. Si schiaccia bene e si incastrano le due molle. Deve fare una tenuta ermetica. Ok, perfetto. E infine mettiamo il suo. Perfetto, filtro dell'aria è già fatto, visto che velocità. Adesso la tiriamo su, tiriamo via il fondo e scarichiamo l'olio. Nel frattempo che l'olio scarica, cambiamo le molle. Questo qua dovrebbe essere, o questo, ecco. E smontiamo il fondo. Lo chiudi di qua e questo in realtà viene giù. Ok, va che bel motorino. Questo è il nostro cambio manuale, il filtro dell'olio con lo scambiatore di calore acqua olio, compressore dell'aria condizionata, la coppettina ancora quella in lamiera, dietro vediamo il suo catalizzatore, il turbo compressore ipercompatto che spinge a 200 cavalli con il tubo del turbo per l'intercooler frontale. Noi adesso dobbiamo svitare questa vitina qua e viene giù tutto l'olio del motore. Dai. Guarda che figata, intanto fatto da, veramente da Dio, sto telaio qua, bello. Ok, questo si è già smollato, perfetto. Smolliamo anche il filtro dell'olio. Ah, è bello morbido, perfetto. Non è stato tirato animalesco. Oh, vado a prendere la bacinella. Ok, allora, questo era già molle, guarda. Prendiamo la bacinellona, così poi non devo spostare tutto il giallo per non svuotare nella cisterna. Allora, così, mentre lui scarica questo, io questo adesso lo metto. Dove me lo metto questo coso qua? Non era ancora arrivato il momento di fargli il tagliando, ma l'olio, guarda com'era già nero. Diciamo che mancano, da manutenzione mancano circa 7000 km al tagliando questo motore. Guarda com'era già carbonizzato. Dopo noi gli mettiamo anche un olio fotonico apposta per questo motore. Calcola che questo motore ha bisogno di un olio speciale. Bisogna stare attenti perché questo motore Ford ha utilizzato, non su questo, ma Ford ha utilizzato un olio motore apposta specifico perché ha fatto un motore con dentro la cinghia distribuzione, la cinghia, non la catena, a bagno d'olio. Lì ci va specifico un olio che o lo prendi originale o prendi Bardal, perché non c'è nessun altro a oggi che sappia io che abbia fatto la specifica corretta per poter utilizzare quell'olio motore dentro questi motori. Bisogna stare molto 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 voltonati, perché se hai il motore con dentro la cinghia a bagno d'olio e metti un altro tipo di olio, diciamo semicompatibile, la cinghia si sgretola, si blocca il pompante, la pompa dell'olio, e il motore lo fotti. Quindi questo lo mettiamo qui, prendiamo il nostro filtro dell'olio nuovo, a questo punto lo andiamo a bagnare con un pochino di, eccolo qua, un pochino di olio che c'ho qui, guarda, bagniamo un pochino la guarnizione. Ricordatevi di bagnare sempre un pochino la guarnizione OR, perché se la metti su a secco questa poi non la sviti più. Lo avvitiamo su e noi siamo a posto. Ok, avvitato a mano, solo
su alcuni motori e in alcune circostanze va avvitato con la chiave. Mi ricordo i vecchi turbo diesel Fiat andavano avvitati con la chiave. Allora, noi qui in realtà ha già finito di colare l'olio, vedi che non esce più niente, anche perché è ferma da veramente tanto, quindi tutto l'olio che c'era eventualmente nelle canne dei cilindri depositato in giro è praticamente sceso tutto. Ma visto che tanto dobbiamo smontare, eccolo qua, che tanto dobbiamo rimontare la parte di ammortizzatori, lasciamolo colare ancora un po'. E poi adesso vi dico una chicca che spesso viene trascurata quando si fa l'assetto. Ricordati il sealant block. Vieni. Allora, adesso prendiamo l'ammortizzatore, questo qua, perfetto, la molla, cioè l'ammortizzatore è questo. Questa è la molla, facciamo la prova. Ok, ricordiamoci che lui deve andare in pista a girare, ma vuole una macchina che abbia un carico più sull'anteriore. Scusate, correggere il carico aumentando più sul posteriore. E il suo tamponcino di fine corsa per evitare che il pacco lamellare dentro vada a picchiare sul fondo. E questo qua va qua così. In realtà noi abbiamo già quasi finito. Perfetto, questo qua è così, il tampone gira in questo modo. Probabilmente a noi, vediamo un secondo, proviamo a passarlo giù, perché magari riusciamo anche a puntarlo senza usare le graffe, vediamo, eh. A volte ci va di fortuna. Perché avendo la molla un pochino più rigida, ma... schiaccio le dita. Ok, guarda, un paio di filetti. Cioè, montare le molle a mano, che figata. Eccole qua. Ta-da! Ammortizzatore montato. Adesso questo qua gli diamo una avvitata a mano. Prendiamo il cricchettino. Bisogna preparare poi con la brugola dentro. Devo tenere la brugola e intanto avvitare. Cambia questo. Questo era tutto posizionato bene, no, guarda che è storto. Perfetto, ora si è incastrato, hai visto che figo? È nella posizione corretta? No, non è nella posizione corretta, quindi questo qua va messo nella posizione corretta. Bisogna stare attenti, altrimenti questo ci frega. Rimettiamolo giù. Perché hanno una posizione precisa, non è che le puoi mettere come cavolo vuoi, perché la molla ha bisogno di lavorare in un modo preciso. Allora, siccome però sto facendo fatica, mi sa che le graffe le utilizzo. Sì, prendiamo le graffe un secondo, vado a prendere le graffe. Ok, vediamo un secondo. Allora, cosa sto facendo? Praticamente, te lo risvito, la cosa a cui non ho badato è questa parte qua, che bisogna stare molto attenti, sennò l'assetto rimane storto. Vedi che lui ha i fori, la piastra qua sopra, vedi che ha una posizione precisa, sono quelli delle sedi del triangolo, che questo è il tampone anti-vibrazioni. Poi c'è quest'altra più piccola, che è quella che va qua. Io invece non ci ho badato, non l'ho messo corretto. Perché va messo corretto? Perché la molla ha una posizione specifica e quando andremo a montarlo sul telaio, vedrai che il telaio avrà questo forellino di centraggio oltre ai tre prigionieri di filetto. Adesso è come mi piace a me, vedi? Avvitato a mano, volevo far bene, ma stavo facendo una cagata. Ok, tiriamo via questa graffa che non serve più e tiriamo via anche questa. Vedi che adesso è perfettamente appoggiato? Prima era leggermente storto. È completamente in piano. Possiamo rimontarlo. Giù la macchina. Noi abbiamo praticamente 1, 2, 3 fori, ma in realtà questo qua, il centraggio, viene nella parte da questa parte. Quindi così. Devo girarlo nella parte frontale. Questo qua, eccolo qua. Perché nella parte lì, se ci facciamo caso, è praticamente asolato in quel modo. Questo perno qui è dove c'è l'asola, vedi che qua è segnato di asola? Vedi? Questi sono i tre prigionieri con i tre dadi e qui c'è già, si vede il disegno dell'asola e lo ritroviamo ovviamente anche lì sopra, sulla parte del duomo. Praticamente quella lì, l'asola, è la parte dove va il centraggio. Allora, io qua devo fare così, stare attenti a farlo passare in questo modo. Ok, andare dentro, il tubo dei freni. Ok, questo qua è così, andiamo su, centriamo, eccolo qua, questo è centrato, andiamo di sopra per puntare un dadino. Dov'è che è? Io non lo vedo. Ma che puzzola.
Eccolo qua, trovato uno. Ah! Vabbè, già così sta su, posso mollarlo. E adesso abbiamo la parte questa qui bassa che dobbiamo ricentrare questa parte qui con il piede e il suo perno. Uno e uno, due. Ok, questi qua adesso vanno picchiettati dentro, qua gli mettiamo il 10, che era questo, e facciamo tutte le robe super veloci. Adesso noi, ti farò vedere, che andremo ovviamente ad abbassare la macchina, cioè lo scopo, il concetto nostro è quello di, già qui puoi vedere, guarda quanto è sceso, perché di là l'ammortizzatore è più basso e quindi spinge la barra in una posizione diversa. Quindi adesso noi, vedi che non entra più, dobbiamo spingere la barra verso il basso per farla entrare. Va bene, già questo è un indice che sta spingendo la molla. Il nostro scopo è quello di abbassare la macchina di 2 cm circa. Cosa succede? Ti ho parlato del ceiling block, perché il braccio oscillante, se tu vieni qua dentro con me, noi abbiamo la parte del mozzo, la parte del braccio oscillante, e se segui il mio dito, vedi che qua dove c'è questo dado, praticamente c'è il gommino da dove il braccio oscillante flette. E nel posteriore è verticale il ceiling block e quindi non abbiamo problemi, ma nel posteriore è orizzontale. Significa che abbassando a 2,5 cm quel ceiling block si torce. Ma vieni con me perché te lo faccio vedere meglio alla lavagna. Ok, allora ragazzi, c'è un po' di roba da fare, ma vi voglio far vedere questa robina qua. Noi abbiamo lo chassis della nostra vettura, ci siamo? Qua ci sono i due duomi, uno e uno due, e qui abbiamo il nostro ammortizzatore, giusto? Attaccato allo chassis della vettura, che cosa abbiamo? Il braccio oscillante, dove c'è attaccato anche ovviamente il mozzettino con l'attacco dei due bulloni dell'ammortizzatore, con poi tutta la ruota. Ora, perché ti sto dicendo che bisogna stare attento al ceiling block? Il ceiling block, come tu sai, è un supporto metallo esterno, gomma interna e ancora metallo al centro. Cosa succede? Nella parte esterna si blocca metallo con il braccio oscillante o lo chassis. In questo caso è la parte esterna collegata allo chassis, al telaio, mentre la parte interna è collegata al braccio oscillante. Aspetta. Ciao capitano! Numero uno! Ciao caro, ciao! Grazie, ciao! Ragazzi, nel frattempo è arrivato il radiatore, dovrebbe essere arrivato il radiatore della mitica Evoque. Andiamo avanti qua. Cosa succede? Che noi abbiamo una parte che è legata, come ben detto, al telaio. Nella parte invece esterna siamo collegati al braccio oscillante col bullone da 17 al braccio oscillante. Ora, quando noi abbiamo la macchina appoggiata a terra, il braccio oscillante tendenzialmente è a zero. Cosa significa? Perfettamente detto, parallelo all'asfalto. Quando andiamo a fare l'assetto, questo ovviamente, se abbassiamo di meno 20 mm, salirà di 20 mm, quindi sarà leggermente in diagonale, in questo modo, e quindi succederà che non sarà più perfettamente dritto. E tu dirai, vabbè, ma qual è il problema? Se io, una volta appoggiata la macchina a terra, non smollo il bullone e poi lo riblocco, cosa succede? Immagina, questo ceiling block qua nella parte esterna è bloccato nel telaio e non si muove. Quello centrale, il metallo, è bloccato con il dado passante al braccio oscillante. Quindi vuol dire che quando io ho la macchina in posizione zero e il braccio dritto, la gomma è dritta. Ma se io faccio l'assetto, quando vado in negativo, questo qua cosa succede se io non l'ho smollato? Che incomincia a torcersi. Si contorce, si strizza tutto. E cosa succede? Che col tempo questo si spacca e incomincia a vibrare, la macchina si comporta male. Quindi il nostro compito qual è? Una volta che avremmo fatto il lavoro di montare le quattro molle, dovremmo appoggiarla sulle bilance e andare a smollare il dado, perché il bullone passante, perché in questo modo la molla, il gommone, si può trac, mettere in posizione corretta. È fondamentale bloccare questo dado solo con la macchina appoggiata a terra. Andiamo avanti perché di lavoro ce n'è ancora, eh? E adesso puntiamo i nostri due dadoni, uno e uno due. Blocchiamo il tubo dei freni. Perfetto. Ok, adesso le avvitiamo. Non c'è bisogno di tenerli perché dietro c'è il mille righe. Il dado, il bullone passante in testa al mille righe, quindi non abbiamo bisogno di, ok, bloccare con niente.
Ok ragazzi, anche il tubo dell'ABS è attaccato, mettiamo la fascettina come era messa in origine, così il tubo sta lì bello tranquillo. Il tubo in realtà è un cavo, non è un tubo. Perfetto, ragazzi, anche il tubo dell'ABS, il cavo dell'ABS è stato montato, l'ammortizzatore è perfetto, dobbiamo bloccare la parte superiore e poi andare a fare l'ammortizzatore posteriore. Blocchiamo intanto qua sopra. L'olio diciamo che ha collato tutto, lo blocchiamo e poi passiamo a mettere la molla sportiva al ponte posteriore, che se ti ricordi è una baggianata, cioè andare a cambiare è facilissimo, ma noi poi dobbiamo controllare tutto sulle bilance elettroniche e la cosa non è così scontata. È vero che sono ammortizzatori e molle non regolabili, ma in realtà una tolleranza per poter fare delle modifiche e incrementare quello che è il carico della molla è sempre fattibile. Allora la 13, eccola qua, blocchiamo la coppa dell'olio. Oh, questi anche qui non avevamo tirato a 2000 newton, eh? Questo lo blocchiamo qua, prendiamo questo, diamo un'ultima stracciata. Oh, anche il filtro dell'olio. Perfetto. Ok, passiamo al posteriore. Ma dobbiamo prepararla, perché questa qui con l'anteriore. La posteriore c'era un sinistro e un destro. RRR, ok, questa qua e questa qui. Questa qua... Line, links, che cazzo è? Dovrebbe essere così, eccolo qua, e questo qua, il tamponcino per tirarlo via. Ti dico destra perché vedi come finisce questa? Guarda, finisce con la curva che va in senso antiorario. Se prendo quest'altra, vedi che finisce con la spira in curva in senso orario? Quindi devo rimettere la stessa molla corretta, altrimenti poi mi trovo nella posizione non corretta sul tampone. Questo era così, noi lo rimettiamo qua e andiamo a montare la nostra molla. Vieni, clicca colonna. Ok, perfetto, tiriamo via questo, il ponte si abbassa un po' e andiamo a mettere... Wow, allora questa qua va con i segni in questo modo, quindi si incastra così ed è perfetto. Questa va incastrata qua dentro e noi siamo blindati al top. Eccolo qua, perfetto. Attenzione sempre alla battuta del fine corsa della spira della molla. È importantissimo che sia bene imbattuta e che tutta la gomma non abbia fatto una bavatura o il labbretto, ok? Controlliamo sempre con le dita che sia in posizione perfetta. Adesso la tiriamo su e lo facciamo lavorare. Vediamo come lo mettiamo in linea. Ok, siamo andati oltre il carico della molla, vedi? Dell'ammortizzatore, stiamo tirando sul ponte. Sto tirando sul ponte a tal punto che, se ci fai caso, sto sollevando praticamente la macchina dal ponte. Guarda, io adesso sono talmente compresso e questo mi permette di andare a vedere come sta lavorando la molla. Perfetto, lo abbassiamo, ricentriamo questo e andiamo a bloccarlo. Per poterlo bloccare bene dobbiamo sollevarlo in posizione zero, ok? Come abbiamo detto prima, blocchiamo il ceiling block con la ruota compressa che simula la posizione zero, cioè posizione macchina a terra. Se lo blocco con il braccio in negativo, cosa succede? Come abbiamo visto prima, alla lavagna il ceiling block si torce poco, ma si torce, davanti si torce molto di più. Perfetto ragazzi, allora a posto, adesso replichiamo, cominciamo a smontare la ruota anteriore, ma nel frattempo, visto che tiriamo giù, montiamo il fondo piatto, così poi, abbassata la macchina, possiamo tranquillamente mettere l'olio motore. Quindi questo qua era qua così, opla. Il tappo dell'olio, noi abbiamo preso Bardel XT5W20. Abbiamo utilizzato quest'olio perché intanto ha delle specifiche tecniche specifiche per questo motore, esplicito. È un C5 Midsaps ed è un Polar Plus, che è una formula neanche brevettata ma protetta dal segreto militare, che permette un bassissimo, anzi quasi nullo, attrito dei metalli e quindi una maggior performance del motore. Questo motore è un motore molto spinto, in più ricordiamoci, noi dobbiamo andare in pista a tirargli il collo. Ok, il primo è andato. Oh, non si apre.
Vaccaboy, sono sigillati bene queste cose. Ok, vediamo anche il secondo. Ok, allora, il livello dell'olio adesso è ancora un po' bassino, ma lo ricontrolliamo meglio a motore caldo, dopo 5 minuti che siamo tornati da fare un bel giro. Allora ragazzi, noi dobbiamo replicare il lavoro degli ammortizzatori delle molle sportive che abbiamo fatto a sinistra anche a destra, ma nel prossimo video andiamo a vedere le bilance elettroniche con le tarature, andiamo a regolare i bracci oscillanti, facciamo la convergenza e il test finale in strada della nuova Ford Puma 200 cavalli ST. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video, non perderlo. Allora, noi qua, questo qua così, questo così, questo anche in via, e incominciamo a smontare l'ammortizzatore di qua.